Ora le dico, ci sono due alternative. O esce il collega D'Ambrosio perché si è rivolto in maniera indecorosa ad un collega, o si scusa in questo momento il collega D'Ambrosio, o i colleghi del Partito Democratico non ritengono possibile proseguire la presenza in quest'aula per la seduta odierna. Decida lei, Presidente Fico, ai sensi dell'articolo 8. Certo. Deputato Fiano, le dico prima di tutto una cosa. Le strade che si possono opzionare rispetto ai casi che accadono in aula le decido io. Quindi, se delle persone mi avessero chiesto, dei deputati mi avessero chiesto anche in questa legislatura, nel precedente con lei, di cacciarla, io avrei detto no, lo analizzerà il Collegio dei Questori. Così come è stato per lei, sarà per D'Ambrosio. Arrivederci. Scusate, mi state salutando. Avete ragione. Deputato Fiano, ha ragione però con calma. No, questo non funziona. Deputato Fiano, ha ragione. Vergogna. Sospendo l'aula per 5 minuti. Io quando sbaglio e mi sono lasciato andare ad un arrivederci, è totalmente sbagliato, quindi chiedo scusa al Partito Democratico. Da questo punto di vista, senza alcun problema, è stata mia colpa ed è stato un mio errore. Quindi da questa presidenza, quando sbaglia, ci sono sempre le scuse. Quindi ripeto che, apprezzate le circostanze, ritengo opportuno interrompere la seduta, che riprenderà nella seduta di martedì 19 febbraio a partire dalle ore 14. Abbiamo anche detto e ribadiamo anche a voi, l'abbiamo detto anche al governo, che l'altro messaggio è occupazione e salario, non ci possono essere altri prezzi. I lavoratori di Alitalia hanno già dato. Quindi ci deve essere un piano industriale preciso, non ci debbono essere tagli occupazionali, non ci debbono essere idee di riduzione salariale o di diritti. Il governo si è impegnato a rilanciare la compagnia anche attraverso la presenza forse più del 50% di MEF e di Ferrovie dello Stato. Questo è a garanzia della possibilità di mantenere in vita questo settore. Il Ministero ha dato grandi rassicurazioni su quelle che sono state le richieste anche delle organizzazioni sindacali, praticamente tutte quante. Un'importante rivisitazione, ovvero sul fondo di esubero del volo, che dovrebbe diventare strutturale, e ci sono state aperture, intanto è stato rifinanziato. C'è un settore che è in fibrillazione e quindi potrebbe nel futuro aver bisogno di questi strumenti. Qui a Milano. Sì, a cena, vediamo un po' se troviamo un posto. Sì, proprio siamo venuti a Milano per San Valentino, noi siamo di Torino, per cui abbiamo deciso di passare una piacevole giornata qui. Una giornata diversa dalle altre. Insomma. Infatti. Quindi faremo un po' il giro di Milano e vedere le cose principali. Vado a cena stasera, con il mio ragazzo, sì. Intanto giriamo, vediamo qualche negozio, un regalo e poi non lo so. San Valentino lo passo con le vespertine a cucire. Con mio marito e mia figlia. Una volta, quando voleva dire, ora non vale proprio più niente, eh. San Valentino?
No, guardi, io sono single, però per me è che si vogliano bene sempre, non solo il giorno di San Valentino, anche quando si lasciano, che ci sia rispetto sempre. È un giorno importante per divertirsi con la persona che ami. La festa degli innamorati. Vuole una rosa a tutti i costi, se non la regalo mi uccide. Cosa rappresenta un giorno da condividere con la persona che ami?